Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a vedere un articolo uscito di recente sul blog che risponde ad un dubbio che mi è stato posto da alcuni utenti. Con la ripresa dei campionati principali, ma in generale in questo periodo in cui purtroppo sembra che i casi Covid stiano nuovamente aumentando, è probabile che ci troveremo ogni tanto qualche schedina con partite che vengono sospese oppure che vengono direttamente rinviate. Questo è un discorso che vale sia per le partite rinviate per il Covid, ma vale anche per una partita rinviata per cattivo tempo oppure interrotta per cattivo tempo e quant'altro. Cioè, cosa succede alle nostre schedine se all'interno della nostra giocata c'è una partita che viene rinviata? Perdo i soldi, perdo la giocata, devo aspettare che la partita si disputa. Sul blog ho scritto questo articolo che cerca di fare un pochino di chiarezza. Andiamolo a prendere. Allora, sostanzialmente, in realtà non c'è una risposta definitiva che va bene per tutti i bookmakers, perché ogni bookmakers ha il proprio regolamento e per quello che prevede il proprio regolamento, ognuno la gestisce teoricamente come vuole. Cioè, se un bookmakers decide che la partita deve essere rigiocata, tu su quel bookmaker non puoi fare altro che aspettare che la partita venga rigiocata. Ci sono però delle linee guida. Innanzitutto, non perdi i soldi. Cioè, non è che se metti Roma-Lazio, poi Roma-Lazio non si disputa la tua partita e tutte le altre sono vinte, la tua partita è persa perché Roma-Lazio non si è disputata, la tua scommessa è persa. Solitamente ci si regola in questo modo, è una cosa che avviene quasi su tutti i bookmaker. Se il rinvio della partita avviene all'interno di 48-72 ore, quindi facciamo un esempio, una partita che si doveva disputare domenica, magari per il maltempo decidono di spostarla al mercoledì, è molto probabile che il tuo bookmakers ti riterrà valida l'intera schedina, compresa quella partita, in attesa che la partita si disputi. Se invece, magari come capita per il Covid, la partita viene rinviata e non si sa a quando viene rinviata, è molto più probabile che il book consideri la tua schedina così come l'hai giocata, però ti toglie quella partita. Quindi faccio un esempio, come abbiamo scritto anche sul blog, se tu hai una schedina che è composta da 3 esiti, 1,80, 1,45, 1,63 le quote. In totale la quota sarebbe 4,25. Se quella partita da quota 1,63 subisce un rinvio e la disputano dopo 2 giorni, molto probabilmente il bookmaker deciderà di aspettare che la giocano. Ma se quella partita viene disputata tra 3 mesi oppure rinviata a data da destinarsi, la tua schedina semplicemente verrà trasformata ad una quota 2,61, ossia la quota di 1,80 più la quota di 1,45, cioè fanno finta che tu quella partita non l'hai scelta. È molto poco probabile, però potrebbe succedere perché comunque ogni bookmaker ha il proprio regolamento, però è molto poco probabile che ti tengano una schedina aperta per 3 mesi, cioè che devi aspettare dopo 3 mesi che la partita si disputa, anche perché comunque uno le scelte che fa le giocate, le fa in base alle formazioni, in base a chi gioca, a chi non gioca, squalificati. Non puoi tenermi validi da una partita tra 3 mesi e magari la formazione è completamente diversa. Quindi, da questo punto di vista, nell'arco dei 2 giorni, 3 giorni, è probabile che la giocata venga considerata valida, mentre ritardi superiori è molto probabile che la partita venga, diciamo, tolta dalla tua schedina. Quello che accade, una piccola cosa a cui fare attenzione, è che, perché spesso mi è capitato,
è che il bookmaker non ti dà in automatico la risposta subito, cioè tu sai in questo momento che la partita si disputa. Tra 10 minuti non è che il bookmaker ha già deciso, perché il bookmaker aspetta che quella decisione del rinvio, dell'annullamento, eccetera, eccetera, venga omologato dalla Lega, solitamente dalla Lega di appartenenza. Solitamente questo avviene dopo qualche ora, dopo 5, 6, 3 ore, dipende. In Serie A solitamente se una partita viene rinviata, l'omologazione avviene entro il giorno successivo, quindi potrebbe essere che il bookmaker, se la partita è stata rinviata di tanto, non ti ridà subito i soldi o non ti scala subito la partita, cioè te la tiene sospesa, ma te la tiene sospesa per un giorno o due, non è te la tiene sospesa per 20 giorni. Solitamente. Questa è una cosa che ogni tanto è successa, mi è successa ai clienti che mi hanno scritto per dirmi, ma mi hanno tenuto fermo questa schedina. Però diciamo che una volta che arriva l'omologazione della Lega, il bookmaker si muove. Ti dico una cosa particolare che mi è successa una volta. Avevo fatto una schedina con la Serie A, non mi ricordo quali erano le partite, comunque facciamo finta che avevo messo che il Torino vinceva. E effettivamente aveva vinto, quindi avevo preso tutta la schedina. L'ultima partita era il Torino che vinceva e aveva vinto. Per un errore del bookmaker, secondo il bookmaker, la partita era finita in pareggio, quindi mi consideravano persa la schedina. Me lo ricordo come se fosse ora, perché stetti al telefono per un'ora con l'operatore. Che gli dicevo, scusa, ma accendi Sky e guarda che il Torino ha vinto. Non mi potete dire che ho perso la schedina perché il Torino ha vinto, mentre per loro era finita in pareggio. La soluzione arrivò il giorno dopo, quando la Lega, su ovviamente, credo, controllano le omologazioni della Lega su ogni evento. Quando la Lega ha omologato la vittoria del Torino, ovviamente mi hanno cambiato la schedina e me l'hanno data vinta. Quindi diciamo che il bookmaker in sé per sé non è che lo decide lui, si basa sull'omologazione della Lega. Se la partita la vince il Torino, ma la Lega, ovviamente questa è fantascienza, ma la Lega omologa un altro risultato, non la vittoria del Torino, il bookmaker fa quello che dice la Lega. Ci fu quel caso clamoroso l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, in Russia o in Ucraina, in cui si falsificarono delle partite che i bookmaker pagarono come se fossero state giocate, cioè partite mai giocate, i bookmaker pagarono come se avessero giocato. Com'è possibile che si era verificata quella truffa? Perché erano riusciti a omologare i risultati, quindi la partita senza che si era disputata era risultato che era stato omologato determinati risultati. Quindi diciamo che il fulcro decisionale di tutto è l'omologazione da parte della Lega di appartenenza. Poi solitamente le cose che si verificano sono quelle che ti ho descritto. Entro 2-4 giorni ti fanno tenere la schedina aperta, entro più di una settimana, eccetera, è molto probabile che la partita venga tolta dalla schedina. Questo cosa significa? E poi chiudiamo. Che se sbagli un evento, tu hai 3 partite, una la tolgono, una la sbagli, non è che ti ridanno i soldi, cioè hai perso. Hai 3 eventi. Una la annullano, due le vinci, ti pagano le due che hai vinto. Ecco, questa è proprio la definitiva chiusura su questa piccola problematica che potrebbe capitarci in questo periodo in cui i casi Covid purtroppo stanno aumentando. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.